Al cinema vi attende il film d'animazione Pinocchio di Enzo Dalò, con le musiche di Lucio Dalla e le voci di Rocco Papaleo e Paolo Ruffini. Ha parlato! Il legno ha parlato! Ci sono favole che non hanno età e ci accompagnano tutta la vita. Pinocchio! 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 Nasce da una chiacchierata con Massimiliano Gusberti, che allora era il responsabile di Rai Fiction, che era molto interessato finalmente a produrre un Pinocchio italiano. E io ero molto, molto solleticato all'idea, perché di fatto non esisteva fino a oggi un Pinocchio italiano in animazione che raccontasse veramente il libro di Collodi, tutto quello che noi abbiamo in eredità e soprattutto il film di Walt Disney che tutt'altra storia racconta. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori, prima o poi se ne pentiranno. Mi sento troppo mal di pancia, a scuola non capirei nulla, sto male. Volevo che il film fosse originale in tutto e quindi ho scelto un disegnatore stupendo come Lorenzo Mattotti, che non aveva mai fatto niente in animazione prima. Lucio Dalla e le sue musiche sono fondamentali in questo film. E uno staff di grandi professionisti. Siamo i primi in Europa ad aver fatto un film interamente in digitale, cioè non c'è niente, non c'è carta e non c'è penna, eppure abbiamo sviluppato un software in grado di poter farmi lavorare come se stessi facendo, forse meglio di quando lavoravo con carta e penna. Ci potrei andare anch'io a questo campo di miracoli? Tu? Ma certo! Anche tu parti per il paese dei balocchi? Pinocchio è una storia senza tempo proprio perché può essere interpretato, può essere in qualche modo utilizzato da un autore senza dover ricopiare quello che hanno fatto gli altri, ma rispettando in fondo la struttura narrativa ideata dall'autore. E forse questa è la sua fortuna. Pinocchio è il libro più letto al mondo dopo il Corano e la Bibbia, quindi è un libro molto importante. Il primo libro non religioso, possiamo dire. Eccolo! Scendi giù! Fossi scemo! Adesso ti faccio vedere io! Non c'è bisogno di salire sugli alberi, se gli alberi possono cadere a terra! Il legno brucia rapidosamente! Ardi e brucia burattino! Dalla notte fino al mattino! Il bruciare è bella cosa! Ci diventa tutti rosa! Devo dire che è un libro che mi ha dato la possibilità di raccontare anche me stesso in qualche modo, nel mio rapporto con le persone, e quindi è una parte della mia vita. Poi lavorando 4 anni su un film, necessariamente devo credere in quello che sto facendo. Mi sono formato con i film della Disney, perché quando io ho iniziato a guardare i cartoni animati al cinema c'era solo questo, bellissimi film, Alice nel Paese delle Meraviglie, gli Aristogatti, insomma grandi titoli. E credo che sia importante raccontare film europei, storie europee, proprio per proporre un'alternativa all'animazione americana e all'animazione giapponese, che sono due animazioni splendide ma che non raccontano fino in fondo la cultura del nostro paese e dell'Europa. Pinocchio.